eccoci arrivati ad un nuovo appuntamento con la nostra Città TV, 7 giorni di notizie dal Comune di Prato, la trasmissione di approfondimento e informazione a cura dell'ufficio stampa del Comune. Diamo insieme uno sguardo al sommario di oggi. Prato si fa brand, tutta la città a portata di click. Al via la rottamazione delle cartelle esattoriali per chi ha debiti arretrati con il Comune di Prato. I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sui corsi d'acqua realizzati nel 2016. Nasce un polo sanitario e sportivo con la nuova piscina riabilitativa di Via Roma. Infine, a Prato, un grande appuntamento di sport. Fa tappa in città il 6 Nazioni di rugby con l'incontro Italia-Irlanda. Cominciamo! Un contenitore unico che racconti Prato e raccolga al suo interno le tante iniziative realizzate e i progetti in corso in città. Questo è l'obiettivo del sito www.cittadiprato.it, nato in seguito al percorso di partecipazione Prato si fa brand, che ha coinvolto singoli cittadini e associazioni per individuare gli aspetti identitari della città. Abbiamo bisogno di una specie di biglietto da visita rapido, interattivo, veloce, a mio modo di vedere anche molto accattivante, molto bello, che ci potesse far sì che di avere uno strumento per raccontare chi siamo, quello che facciamo, la nostra storia, la nostra bellezza, in maniera però molto agile. Un po' era uno strumento che noi non avevamo, l'abbiamo costruito, adesso lo mettiamo a disposizione della città. Il sito è suddiviso in sezioni che permetteranno di conoscere meglio la storia di Prato e i suoi luoghi, ma anche di accedere a informazioni sulla vita culturale, sportiva e associazionistica della città. Sulla home page anche un calendario aggiornato con i prossimi eventi in programma a Prato, oltre ad un video che promuove la città e un social wall che aggrega tutti i canali social su una sola pagina. Fino a luglio 2018 i contribuenti non in regola con i tributi comunali e le multe potranno aderire alla rottamazione delle cartelle esattoriali emesse dal 2000 al 2016 per tutte le imposte comunali e le multe per violazione del codice della strada. Il Comune dà la possibilità di azzerare i debiti e rimettersi in regola abbattendo sanzioni e interessi, con un taglio medio del 23% sull'importo dovuto. In caso di rateizzazione, il saldo dell'ultima quota dovrà avvenire entro settembre 2018. È un'opportunità sia per appunto le imprese e per i contribuenti, ma anche per il Comune di Prato. Si stima infatti che l'importo complessivo che il Comune può eventualmente incassare da questa operazione sono circa 38 milioni. Noi puntiamo come obiettivo raggiungibile ad incassarne circa un 4-5%, che sarebbero comunque risorse importanti per l'ente, che si aggirerebbero intorno ai 2 milioni. La campagna informativa di Sori prenderà il via a breve con una lettera a domicilio, con il riepilogo dei pagamenti dovuti e un'ipotesi di piano di rientro. Informazioni e modulistica tra pochi giorni saranno sul sito web di Sori. Manutenzioni ordinarie, straordinarie e nuove opere con investimenti rilevanti. Nell'ultimo anno sono stati fatti moltissimi interventi di bonifica, di consolidamento e di contrasto alla pericolosità idraulica. Siccome è un tema estremamente importante, siccome il lavoro è stato veramente molto molto corposo, abbiamo deciso di mostrarlo alla città. Il Consorzio di Bonifica 3 del Medio Valdarno ha illustrato i tanti interventi realizzati in accordo con l'amministrazione nel corso del 2016, che hanno interessato i reticoli idrici del territorio pratese. Alle azioni programmate, con un investimento di quasi 400.000 euro, si sono aggiunte quelle straordinarie, le più complesse, che includono anche la progettazione e realizzazione di nuove opere e che hanno visto un investimento totale di oltre 2.700.000 euro. Tra i progetti in corso d'opera sul territorio risulta essere di straordinaria importanza la realizzazione della cassa di espansione del Ponte Attigliano. La nuova piscina riabilitativa sorgerà accanto all'impianto comunale di Via Roma, dando vita ad un polo sociosanitario e sportivo delle attività in acqua. Dopo 10 anni dalla chiusura della struttura di Via Arcangeli,
il Comune colma la carenza sul territorio di attività terapeutiche e riabilitative per anziani, disabili motori e sensoriali, persone affette da varie patologie croniche o da disturbi intellettivi e relazionali. Si va finalmente a dare una risposta concreta a un'esigenza che è oggettiva, che è quella di avere una piscina e una palestra riabilitativa per tutte le persone che ne hanno bisogno nel territorio. Un altro aspetto è quello del potenziamento a questo punto di una funzione esistente come quella della piscina di Via Roma e andare a collocare una funzione di questo tipo, che appunto è un presidio vero e proprio di tipo sociosanitario, nell'ambito di un ragionamento che stiamo facendo in città, che è quello cioè di collocare funzioni pubbliche sempre di più anche nelle periferie e anche nelle frazioni. La gara d'appalto è in corso di svolgimento e i lavori inizieranno al più tardi a settembre. L'apertura è prevista nel 2018. La nuova struttura prevede una palestra al primo piano, uno spazio all'aperto per l'attività fisica e una piscina al piano terra. Al piano vasca si accederà direttamente con la carrozzina. Tre le profondità: 1,20 m, 1,50 m e 1,80 m per terapie progressive con diversi gradi di complessità. Prato si prepara ad accogliere la partita di rugby del 6 Nazioni Under 20 tra Italia e Irlanda, che verrà giocata venerdì 10 febbraio alle 19 allo Stadio Chersone di Iolo. Per l'occasione, domenica 5 febbraio alle 10 è stata organizzata la Rugby e Carnival Run, una 5 km non competitiva con partenza dal Piazza del Collegio per divertirsi e festeggiare il carnevale all'insegna del rugby. Sempre domenica alle 13 Rugby Village in Piazza San Francesco, con tante attività e il mega schermo per vedere in diretta Italia-Galles del 6 Nazioni. Mercoledì 8 febbraio alle 17:30 le squadre si presenteranno alla città nel Salone Consiliare di Palazzo Comunale. E con questo è tutto per oggi. Vi ringrazio della vostra attenzione, vi ricordo che la trasmissione è visibile anche sul portale Notizie di Prato e vi do appuntamento a venerdì prossimo alla stessa ora. Non mancate!